Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto, al quartiere Tamburi, e ritorniamo in via Orsini, angolo via Machiavelli, proprio per mostrarvi un'altra situazione penosa della nostra città: gli impianti semaforici che non funzionano. I semafori che non funzionano. Siamo stati qui un mese fa e ritorniamo, a distanza di un mese appunto, sul luogo del delitto. Non funzionavano i semafori un mese fa e non funzionano oggi. Evidentemente l'amministrazione comunale ha delle orecchie particolari, quelle cioè in cui le trombe di Eustachio fanno tutta una comunicazione. Da un orecchio entra il messaggio e dall'altro esce e poi non rientra più. Questo è l'assurdo. Allora, in questa zona stiamo parlando di uno snodo importante, di un crocevia importante, di un incrocio importante, in cui se non c'è il funzionamento dei semafori si rischiano gli incidenti. Incidenti purtroppo che si sono verificati, che si stanno verificando e che si verificheranno nuovamente, sino a quando l'amministrazione comunale di Taranto non si degnerà di far funzionare questi benedetti o maledetti semafori. L'ho già detto e lo ripeto, perché evidentemente è ripetita iuvant, ma sembra che qualcuno non voglia capire. Ma dobbiamo aspettare il morto? Dobbiamo aspettare che si verifichi una tragedia, che qualcuno venga travolto, qualche pedone, qualche scontro tra macchine e tra auto e qualsiasi altro mezzo? Può essere una bicicletta, può essere una moto. Signori amministratori, non si scherza con la salute. Noi ritorneremo, tra un mese torneremo di nuovo. Per ora la vergogna è arrivata a 10. Andremo a 10 e più, 10 e lude. Ridiamo per non piangere.